non è stato consentito l'ingresso nel Palazzo della Regione alla delegazione del comitato referendario che era stata da tempo annunciata. È la denuncia di Giuseppe Ricci, presidente del Comitato Sanità Pubblica e promotore del referendum contro la riorganizzazione delle ASL. Abbiamo iniziato a salire, poi a un certo punto ci è stato impedito di portare l'intera delegazione. Le forze di polizia che erano state messe a protezione dell'ingresso del Consiglio regionale, perché c'era stata la grande manifestazione di tutti quanti i comitati ieri, la giornata di sotto del referendum, quando noi abbiamo cercato di insistere per entrare dentro il palazzo, ha dato buona prova di sé, iniziando a spingerci con i classici scudi di plexiglass, con qualche manganellata e con qualche calcio dato a qualche nostro militante. Un episodio che inasprisce ancora di più un clima già difficile attorno alla riorganizzazione della sanità in Toscana e al referendum per il quale sono state raccolte 50.000 firme. La regione sta facendo di tutto per bloccare il voto, ribadisce Ricci, ma entro il 2016 si andrà alle urne. Sì, loro stanno portando avanti questa legge anti-referendum. I partiti delle opposizioni stanno facendo di tutto per fare ostruzionismo. Proprio nella seduta di ieri mattina è stata approvata una richiesta di accorciamento dei periodi per i quali possono essere indetti referendum da 6 mesi a 4 mesi. Questo devo ringraziare sia il 5 Stelle che il gruppo di Toscana Sinistra, che hanno chiesto e ottenuto, a dire il vero, all'unanimità, che questa modifica di legge si potesse fare, e ieri è diventata legge della Regione Toscana. Ma in sostanza noi con questa riforma, con questa nuova legge, possiamo votare sia nel mese di giugno e anche nel mese di ottobre.